Buonasera, buonasera a tutti. Intanto voglio ringraziare il dottor professor Giovanni Rezza, che rappresenta l'Istituto Superiore di Sanità, direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. Diamo lettura dei dati rilevati sulla base degli aggiornamenti forniti dalle regioni. Partiamo sempre con i dati positivi. Questa sera abbiamo un numero di persone guarite di 66, quindi siamo a 149 persone guarite. Abbiamo anche però un incremento delle persone decedute di 18 persone e 15 in Lombardia e 3 in Emilia-Romagna. Quindi il totale delle persone decedute arriva a 52. Il totale complessivo delle persone contagiate da coronavirus nel nostro paese e quindi ancora malati è di 1.835, con un incremento di 258 persone rispetto a ieri sera. Quello che è confortante è che questo incremento di 258 è per il 50% di persone asintomatiche o comunque in isolamento domiciliare, il 40% è ricoverato con sintomi e il 10% è ricoverato in terapia intensiva. Le regioni maggiormente che vedono il maggior numero dei contagiati sono la Lombardia, con un totale di 1.077 persone positive e in cura anche in assistenza domiciliare, Emilia-Romagna 324, Veneto 271. Poi vengono le altre regioni che conoscete, vi daremo il dato di dettaglio come al solito attraverso la tabella riepilogativa che vi faremo avere. Oggi proseguita l'attività relativa al coordinamento a livello nazionale delle attività di assistenza alla popolazione e di supporto alle regioni che sono coinvolte, voglio ricordare un paio di notizie positive. Una è il riconoscimento che è stato fatto al nostro Paese, ma anche alla Corea, dal segretario di Stato americano Mike Pompeo, che si è dichiarato grato al nostro Paese e alla Corea per la trasparenza nei dati che noi abbiamo messo. A proposito di trasparenza, poi vi darò il numero dei tamponi e il numero dei confermati dall'Istituto Superiore di Sanità, perché non li avevo dati. Il numero dei tamponi complessivamente effettuati sono oltre 23.300. E il numero dei confermati dall'Istituto Superiore di Sanità dei casi positivi confermati 668. Ultima notizia, io voglio ringraziare, come sapete abbiamo molti soggetti che anche aziende che ci danno un supporto, voglio ringraziare Unicredit perché ha la banca Unicredit, il presidente Mossier, perché hanno dato una importante donazione al Dipartimento Nazionale per contribuire alle attività di acquisizione di IPI e di quanto necessario, e ci sta aiutando anche nei rapporti commerciali per l'acquisizione delle mascherine. Quindi ringrazio questo importante gruppo che ci sta supportando nelle attività. Mi fermerei qui, darei spazio alle vostre domande e ovviamente qui c'è il professore Rezza che mi assiste, mi accompagna per quelle che sono le domande di ordine tecnico. Come al solito, domande? Giorgia. Prova, cerco di farne due rapide. Intanto una per quanto riguarda questo caso, il primo caso che abbiamo a Roma di questo poliziotto ricoverato allo Spallanzani, il link sembrerebbe comunque ricondurre tutto alla Lombardia per capire se avete conferme. E poi magari al professor Rezza, visto che abbiamo detto in questi 7 giorni vedremo se davvero le misure messe in campo funzionano, se già cominciate ad avere dei riscontri, se sì quali, grazie.
Allora, io lascerei rispondere su tutti e due i temi al professor Rezza. Prego, professore. Sul caso di Roma, sì, anche noi abbiamo avuto questa comunicazione preliminare che sembrerebbe legato comunque alla zona, dall'epicentro, diciamo, dell'epidemia. Per ora a Roma ci sono piccole catene di trasmissione rintracciabili, quindi la situazione è sotto controllo, è apparentemente sotto controllo. Per quanto riguarda le misure attuate fino ad ora, allora è chiaro che siccome il tempo di incubazione è sui 5-6 giorni almeno, quello medio, e il tempo di incubazione massimo arriva a 12-13 giorni, per vedere degli effetti delle misure di prevenzione e controllo, queste misure anche draconiane applicate in alcune zone e che probabilmente andranno anche estese, è necessario attendere almeno 1 o 2 settimane, perché chiaramente non vediamo subito il momento in cui sta crescendo l'incidenza, o quantomeno è cresciuta, perché questo è un virus che è entrato probabilmente nella seconda metà di gennaio in quella zona, non possiamo vedere subito l'effetto. Noi ci auguriamo di vedere l'effetto entro 10 giorni, 10-12, 10 giorni, 10-14 giorni, ecco. Ma naturalmente questo sembrerebbe un primo indizio positivo, ma non ci possiamo sbilanciare, anche perché vanno ricostruite, cosa che stiamo facendo adesso con un nuovo bollettino più dettagliato che presto verrà reso disponibile ogni giorno da parte dell'Istituto anche, stiamo ricostruendo le curve epidemiche per data di insorgenza sintomi, in modo da poter avere le informazioni accurate di alta qualità. Altre domande? No. Claudio Pandolfi, TG3. C'è stato un incremento percentuale delle persone finite in terapia intensiva? E se sì, ci sono posti sufficienti per tutti? Allora, io il dato di ieri sera non ce l'ho, io il dato complessivo è il 9%. Al momento non ci sono criticità nei posti di terapia intensiva. Bene, allora se non ci sono altre domande chiudiamo qua, prego. Se avevamo qualche notizia in più sul poliziotto, sulla famiglia, eccetera, eccetera. Allora io non ho notizie in più, non so se il professore ha già detto, quindi se vuole aggiungere qualcosa. Il Dipartimento di Prevenzione della Regione Lazio sta facendo tutte le dovute analisi e ben presto si avrà un dettaglio, certamente. Grazie, grazie a tutti, buonasera.